due giorni fa, assieme dei miei amici, abbiamo fatto un raduno. Ci siamo divertiti davvero molto, ma mi hanno fatto una multa. Sì, una multa in bici. E ora voglio raccontarvi questa cosa perché... sì, mi ha fatto abbastanza arrabbiare, ma adesso la prendo molto sul ridere. Come fai a fare una multa ad una bicicletta? Adesso vi spiego. Stavamo contemplando come trasformare questa DU in una wheelie bike. Eh sì, è da questa a quella. No, ma sono già la stessa cosa. Infatti, oggi proveremo a fare un po' di bike life seria, un po' di trick con questa bellissima bici. Ah, e poi nello scorso video avevate ragione che la forcella era montata al contrario, ma era tutte le tecniche di marketing, l'ho fatto apposta ovviamente. Esatto, questo è il modo giusto per montarla. Ha fatto molto ridere a leggere tutti i commenti. Non riuscivo a mettere like a tutti. Non si riesce a fare qualche trick. Si riesce, anche bene. L'unica cosa è la sella che mi scivola. Nel bel mezzo del ride out eravamo in centro, così lo racconto anche a te, Centu. Questa parte forse non la sai. Sul centro di Bergamo ero in mezzo alla folla del raduno, sono sceso da un'impennata e perché ho visto la macchina della polizia locale, quindi non volevo dare troppo nell'occhio. Li ho guardati e mi fissavano e la tipa in parte mi ha pure indicato. Ops, mi hanno guardato negli occhi! Sì, esatto, mi faceva così, tipo... Lui. Ora io vi devo censurare le facce, però vi assicuro che quello sguardo me lo ricorderò per il resto della mia vita. E infatti subito dopo sono andato da Adam e ho detto: Adam, la polizia mi conosce. The police know me. Ah? The police know me. No. Verso fine ride out stavamo tornando a casa, ho portato una mia amica dietro con me sui peg perché sennò era a piedi. C'era un posto di blocco della polizia locale, ce n'è sempre uno in centro. Surfing Centu. Io, una vigilessa, non so come si chiamino, vigilessa, boh, mi indica ancora. E ho capito tipo, tu vai, una roba così. O comunque ho capito tu e basta. Ma sento la bici che è pesante e la mia amica dietro che dice, Ale, fermati. Mi giro e c'era la tipa delle locali che correva e... che teneva la mano alla mia amica. Volevano buttarci giù. Voleva che mi fermassi, non avevo capito. Mi hanno detto di tirare fuori i documenti, glielo ho dati tranquillamente mentre ridevamo. E ho chiesto informazioni ai colleghi della vigilessa, del vigile. Ma si posso fare le multe sulle bici? E lui mi ha detto, eh sì, è un veicolo come gli altri e serve anche l'omologazione. Purtroppo ragazzi, le mafia bike non sono omologate e quindi mi hanno sequestrato la bici. Ovviamente questo è fake, ho messo solo un po' di hype. Mi hanno fatto una multa perché portavo la mia amica dietro, 16 euro che dai. Ho pagato il giorno stesso. Stavo peggio. Esatto, anche se mi ha dato un po' fastidio. Ma sì. Ho capito che quello che voleva fare era solo un avvertimento. Perché da quel che... capire di non beccarti. Esatto, perché mi seguono o comunque vedono i miei video. E quindi un saluto alla vigilessa che mi ha dato la multa. Mi hanno fatto capire che mi conoscono sia dal fatto che in macchina mi hanno indicato e sia per il fatto che mentre mi dava la multa mi ha spiegato che è pericoloso, robe varie, ma tanto sa che lo faccio tutti i giorni. E quindi niente, questa è una storiella molto divertente che ci tenevo a raccontarvi. E fatemi sapere cosa ne pensate su questa multa qui. Ha senso dare una multa in bici? Si riesce a svervare anche. Se volete comprarla anche voi, vi lascio il mio link affiliato. Che grande il Fede! È lui il king della bike life. Bello! Tu li fai bene gli scrape. Quelli sono già, non li ho allenati.